Sapete cosa è successo? In poche parole, il gioco si è buggato la scorsa volta e ho dovuto ricominciare da capo. Ho assolutamente dovuto togliere la possibilità di reclutare yokai che non si possono reclutare normalmente, come gli yokriminali, quindi ho dovuto ricominciare il gioco, fare un'altra mod e per ora va tutto bene. Ho rinorme come yokai per Nate, per Luna ho preso Aqueo, ho affrontato Nerorko che vedete in questa foto e va tutto bene. Quindi andiamo fuori e cerchiamo un modo per parlare con gli stranieri del luogo. Hello, buon uomo! Io vorrei comunicare con lei, come posso fare? Questa è Oro. Hello, hello, che avrà detto? Purtroppo farebbe ridere in un mondo perfetto, ma in un mondo dove viviamo oggi i giapponesi sono molto resti a imparare lingue straniere. Va bene, cerchiamo un po' uno yokai perché a quanto pare nostro padre all'improvviso è stato ispiritato da uno yokai. Oppure stava per diventare Zamasu Super Saiyan perché è viola, Laura, un po' rosé, no? Vabbè, Leonguist ti chiami. Ok, Leonguist, vuoi diventare mio amico? Dobbiamo fare un test, però basta parlare queste lingue strane. Che yokai sei? Pikachu? No! Come lo batto Pikachu? Allora, devo cercare di fare subito l'energia. Whisper, fammi parlare! Fammi parlare. Ok, questo è forte, eh. Gira, gira, per favore. Per l'amor del cielo, gira. Ok, devo fare giri ampi. Non corti, ma ampi. Let's go. Ok, non mi ha fatto nulla. Buono, fagli male, rinorme! Probo schiaffo con. Quale proboscide usi? Va bene, gli ha fatto male per davvero. Pikachu che dà 2 punti esperienza? Sì, anche a te, grazie. Beh, Pikachu non è male come yokai, però. Sergente Quadro! Hello! È vero, cambiano anche quando li recluti. Cambiano anche. Bene, ora che abbiamo con noi Leonguista, più o meno, possiamo parlare inglese. Bene, ora possiamo andare in giro per l'America! Dobbiamo andare a scuola? Anche d'estate a scuola. Eccola, bella la scuola, eh. Scuola di Resud, SPB, South Mondario Elementary School. Potevano lasciare il nome inglese. No, Le Sud è francese. Dobbiamo andare alla mensa. Beh, magari possiamo comprare qualcosa, anche se non credo di avere molti soldi con me. Eccomi qua. Oh, ma ci sono i Men in Black. Ciao. Ehi, ragazzino, posso parlarti un secondo? No. Sono Blatter, un investigatore speciale dell'FBI. Non i MIB. E lei è Sally. FBI? Sì, casi top secret e inspiegabili. Gli Wi-Fi's. Che poi lei lo ferma, no? Dice. Sto per dire casi inspiegabili, no? Tipo i rapimenti alieni, gli UFO. E lei lo ferma. Ci sta che lei fermi Blatter. Ma poi ci chiede dell'UFO. Va bene, comunque. Ok, rimarremo in contatto. Sì, se sento qualcosa ti chiamo. Cercano un UFO, allora perché non investigare anche i cerchi nel grano? Ma lo sanno loro il lavoro loro, Whisper! Cosa posso comprare con 3 euro? Dollari. 3 ciambelle, vai! Bene, dunque ci sono due ragazzini che stanno litigando qui fuori? Magari possiamo porre fine alla rissa. Ehi, voi due perché litigate? Basta, dillo anche a lui, Host, intanto dice a tutti. Ho detto solo la verità e non è niente di serio. Come? Le vedi le scarpe che ha Buck, quelle belle scarpe? Le ha comprate usate al mercatino? Qual è il problema? Sento puzza di yokai. Io di piedi di Buck perché c'ha le scarpe usate, sai com'è? Povero Buck, deve comprare scarpe di seconda mano. È povero, dai, come la metà degli italiani, no? Voglio dire. Guarda un po', c'erano yokai qui però. E Dimentigrand, ok. Ah, devo attaccare però con Sergente Quadro. Ok. Oh no, da qua sopra Sergente Quadro. Che fastidio usare l'emulatore. Oh no, Sergente Quadro è quasi morto. Sbrigati, Sergente Quadro. Mal difesa! Ma mal di pancia. Vabbè, mal difesa potrebbe essere fraintendibile visto il modo in cui viene detto. No, Sergente Quadro! Ti vendicherò! Grande, ho vinto, grazie all'enorme. Tu sì che sei un vero alleato. E basta! Forse ho esagerato io, tu che dici con quelle 14 S che metto ogni parola? A te con della braviola? Che mi vuoi dire? La tua testa sembra un rotolo di carta igienica.
Ma che carta igienica c'è in America, scusa? L'incanto è finito, Austin! Vabbè, tutto è bene perché finisce bene. Amici, come prima, pizza e fighi e... Posso andare ora? Andremo a farci un giro insieme, però dopo cena, perché ora, sapete, no, c'è un po' di languorino verso le 6 di pomeriggio, inizia a esserci un po' quella famina che ti prende. Devo dire però che due yokai importanti abbiamo, Sergente Quadro e Rinorme, e sono anche forti, anche se Sergente Quadro è caduto facile sotto i colpi di Dimentigrand. Hai fame? La temperatura dovrebbe essere quella giusta per la cena. Cosa? Dell'esterno o della carne? Carne, salsiccia, braciole, hamburger, carne! Niente, verdure puzzolenti stasera, carne, solo carne! Ma che, le verdure servono proteine bilanciata. Stasera è carnevale! Bravo! Questa è davvero una battuta di quelle che fanno i papà. Ah, il demone del barbecue, che c'ha le corna. Le corna, niente carne, niente vita. È il mio motto, riscaldo le griglie preparate la carne. Ma stavolta ti faccio vedere, io ti prendo e ti mangio tutto. Torniamo con Luna. Con Alius, scusatemi. Ah, perché ho così fame all'improvviso? Carne, carne, voglio della carne. Usapion non può fare nulla, Usapion può essere carne, è un coniglio. Ah, ci prendiamo un altro yokai con lei subito? Oh, questo. Ma ce l'avete con Pikachu? A parte che è messo male. Ma no, l'Energimax ora per me è inutile. Vai! Acquio! Grande! Prendi le mie medaglie. Ok, chi è? Chi è? Dai, secondo yokai? Ah! E la pizza margherita! Ah! Però era per terra, io mo. Non sono uno schifoso, però quando trovi una pizza per terra in un vicolo. Oddio, chi è? Corocchio! Era Corocchio, attenzione! Sono un po' troppi, eh. Ok, vediamo un po' che succede. Che fa sto cialbero? Mal difesa anche lui! Oddio, attaccate! Bene. Dunque, dobbiamo parlare con Usapion. Allora, di cosa vuoi parlarci, Usapion? Qualcosa di importante. Io sono qui perché sto cercando un amico, il dottor Volalt. Dottor Volalt, lo conosco! Certo! È da qualche parte! E dove? E che ci farebbe un pezzo grosso come lui nella piccola Val d'Oro? Questo non te lo so dire. Non è che tutte le risposte, Luna. Dai. Comunque sì, eccoti qua la sedia d'Orbella. L'hai rubata, Savione, eh? Bene, quindi con questa possiamo cercare il dottor Volalt. Chiamo a Go Model, al caffè Ore Liete e al teatro Lucidar Miaonia. Sì, dottor Volalt non è che va in questi posti, però, eh. Salve. Bentornata signorina. Ma grazie, sei sempre così gentile. Il dottor Volalt non si interessa a queste cose. Oddio, ma è Jibanyan Yubei? Ehi! Sì! Ipnocoma! Ah, certo, è Fiero Gambero. E qua c'è Sailor Sofia. Non credo che a dottor Volalt interessi sta roba, comunque. Andiamo al teatro delle vicine Armiaonia. Ed ecco qua. Spalanca gli occhi, mortale! Più o meno. Hai davanti a te la più rara delle rarità! Lo sfavillante completo della sola e unica fiera delle vicine Armiaonia! Non è straordinario? Più o meno. No, il dottor Volalt non è proprio qua. In ogni caso, come mai ti sei allontanato da Volalt? Non eravate i migliori amici? È perché... Perché sono diventato uno yokai, ok? È successo quello che è successo, è esploso tutto e... Eccomi qua. Sono uno yokai. Beh, è triste la storia di Usapione, eh? Però ora, torniamo a mangiare la carne. Ho mancato l'ultimo. D'ora in poi gli Stati Uniti sono la tua casa, Link, fino a che non tornerai a Valdoro. Ci sono novità su Volalt, davvero? E dov'è? Pare che sia stato ricoverato all'ospedale di Valdoro Centro. All'ospedale! Ma sta bene, è malata, che gli succede? Non lo so, non è che viene detto tutto quanto nei notiziari. Guarda, che era prima risultato online. È molto profondo tra i fanatici dello spazio. Bastava fare una ricerca in rete, eh. Ma forse però non hanno la rete del mondo vero. Hanno la rete dello Yokai World loro. Ologrammi! E con questo tutti gli eventi sono allineati. Ora rilassiamoci e guardiamo. Ah, finiva lì la frase. Sai com'è, no? Puntini possono essere tante Il prossimo cose. WiFi? Vuoi sapere che ne penso, Sally? Sì, anch'io voglio Ovviamente saperlo. no.
Ma come no? Signore e signori, ora potete scegliere che storia continuare. La mia storia negli USA. O la mia nella cara vecchia Val d'Oro. O quella negli USA. Come on, decidi tu. Tanto devi fare per forza entrambe. Che meraviglia! C'è l'imbarazzo della scelta. Certo, sì, sì. Certo. Lei incassa, è proprio così. Non gli frega niente. Allora, termina qui il secondo episodio della Randomizer di Yokai Watch 3. Yokai stupendi, abbiamo in squadra, tranne la squadra di Luna che deve essere assolutamente potenziata o non si va avanti. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!